Questo problema è un esempio di risoluzione di problemi sul moto nel piano. È formulato in questo modo. Abbiamo un'automobile che si sta muovendo su una pista circolare e questa automobile, all'interno di un sistema di assi cartesiani centrato nel centro della circonferenza, possiede a un certo istante, chiamiamolo istante iniziale, una certa velocità iniziale VI. Trascorso un certo tempo, che come vedremo è 4 secondi, l'automobile si sposterà e assumerà, dopo aver percorso un arco di 90 gradi, una velocità VF. Le due velocità VI e VF non sono uguali in modulo, una è di 30, l'altra è di 40 metri al secondo. La richiesta è quanto vale l'accelerazione dell'automobile nel percorrere questa curva. Ora, nell'affrontare questo problema ci sono vari metodi. Noi utilizzeremo quello delle componenti cartesiane. Quindi, per prima cosa, dovremo individuare il vettore delta V. Infatti, ricorderete che il vettore accelerazione è dato dal rapporto fra il vettore delta V, variazione di velocità, diviso l'intervallo di tempo delta T. Un primo modo per determinare il vettore delta V è conoscere le componenti cartesiane dei vettori velocità iniziale e finale. Il vettore velocità iniziale ha come componenti espresse nelle unità di misura del sistema internazionale una componente x pari a 0 e una componente y pari a 40, stiamo parlando di pari a 30, velocità espresse nel sistema internazionale. Invece il vettore velocità finale come componenti avrà meno 40, perché come vedete il suo orientamento è orizzontale verso sinistra, e 0 per quanto riguarda l'asse delle y. Dunque il vettore delta V avrà, essendo definito come velocità finale meno velocità iniziale, avrà come componenti x e y la differenza delle componenti delle velocità finale iniziale. Quindi ad esempio la delta Vx, cioè la componente x, sarà V finale x meno V iniziale x, ovvero V finale x meno 40 meno V iniziale 0, risultato meno 40, siamo sempre in metro al secondo. Per quanto riguarda invece la componente y, avremo che la si determina facendo V finale y meno V iniziale y, ovvero V finale y 0 meno V iniziale y 30, quindi meno 30, risultato meno 30 metri al secondo. Ora, questo mi dà le componenti del vettore delta V. Se voglio le componenti del vettore A, semplicemente dovrò dividere le componenti del vettore delta V diviso l'intervallo di tempo. E quindi in questo caso avremo un meno 40 metri al secondo in un intervallo di tempo di 4 secondi, il che mi dà un meno 10 metri al secondo quadro. Mentre la componente y dell'accelerazione sarà la delta Vy diviso delta t, cioè meno 30 metri al secondo diviso 4 secondi, quindi un meno 7,5 metri al secondo quadrato. Ora siamo in grado di determinare l'accelerazione. L'accelerazione A come modulo ha la radice quadrata di ax al quadrato più ay al quadrato, ovvero meno 10 metri al secondo quadro al quadrato più meno 7,5 metri al secondo quadro al quadrato, tutto sotto radice. Questo che vi sto calcolando, scusate, non è
A, ma è semplicemente il modulo del vettore A, quello che chiameremo in altro modo così. Quindi andiamo a vedere questo calcolo, quindi abbiamo detto un meno 10 al quadrato più meno 7,5 al quadrato, tutto sotto radice, che fa 12,5. Quindi il modulo dell'accelerazione è 12,5 metri al secondo quadrato. Possiamo anche ricavare l'orientamento dell'accelerazione, nel senso che sappiamo che l'angolo formato dal vettore accelerazione con l'asse delle x è l'arco la cui tangente vale a y su ax, ovvero nel nostro caso l'arco la cui tangente vale meno 7,5 su 10, meno 7,5 su meno 10. Quindi andiamo a calcolarlo. E arco la cui tangente vale, beh, togliamo i segni, e si tratta di un angolo di circa 37 gradi. Faccio notare che era possibile arrivare al modulo dell'accelerazione anche in maniera diversa. Torniamo un momento a questa situazione. Avremmo potuto anche subito calcolare il modulo di delta V, ovvero quello che scriveremmo anche così. E questo modulo sarebbe stato, ovviamente, la radice quadrata di meno 40, trascuro l'unità di misura, meno 30 al quadrato. Delta V è pari a 50 metri al secondo. Il modulo dell'accelerazione è delta V fratto delta T, quindi siccome il tutto avveniva in 4 secondi avremmo potuto fare 50 metri al secondo diviso 4 secondi, che ci avrebbe dato il 12,5 metri al secondo quadro che abbiamo ottenuto per altra via. Anche in questo caso si potrebbe determinare l'orientamento del vettore A, ricordando che il vettore A, essendo definito come il rapporto fra un vettore delta V, variazioni di velocità, e un intervallo di tempo delta T, cioè uno scalare sempre positivo, il vettore A, dicevo, ha sempre la stessa direzione e lo stesso verso del vettore delta V. Quindi, conoscendo l'orientamento del vettore delta V, conosceremo anche quello del vettore A. E l'orientamento del vettore delta V è come sempre l'arco, la cui tangente vale delta V y fratto delta V x. Ovvero, andando a calcolare, si ritrova quell'angolo visto prima. Quindi facciamolo. L'arco, la cui tangente vale meno 30 fratto meno 40, ovvero 37 gradi circa. Bisogna stare attenti però che questa formula di teta si fornisce sempre l'angolo formato dalla direzione del vettore con il semiasse positivo dell'asse x. Se noi andiamo a esaminare in questo caso il vettore delta V e quindi se vogliamo anche il vettore A, possiamo notare che in un sistema cartesiano di assi cartesiani, quindi abbiamo qua gli assi cartesiani, se vogliamo disegnare il vettore delta V che ha componenti meno 40, meno 30, avremo meno 40, meno 30, un vettore di questo tipo. Quindi l'angolo che noi abbiamo trovato è l'angolo fra la direzione del vettore delta V e il semiasse positivo x, quindi questo. Se volessimo caratterizzare in maniera più completa l'orientamento di delta V, dovremmo dire che rispetto all'asse delle
delle x al semiasse positivo, l'angolo formato dal vettore è in realtà questo, lo chiamerò alfa. E in questo caso alfa non è altro se non un 180 più teta, cioè non 37 ma 180 più 37, cioè 217 gradi. E questo ci permetterebbe subito di capire l'orientamento del vettore delta V. Un'osservazione, il vettore delta V punta in questa direzione, la stessa cosa fa il vettore A. Possiamo in un certo senso attribuire questo orientamento alla, diciamo, un punto intermedio fra l'istante iniziale e l'istante finale, per cui il vettore delta V, disegnato così senza attenzione alla scala, ha un orientamento di questo tipo, cioè punta verso l'interno della traiettoria. E la stessa cosa a questo punto dovrebbe fare il vettore A, che seppure in altra scala riproduce la direzione e il verso del vettore delta V.